Ragazzi, qua sta per succedere una cosa spettacolare. Stasera ci sarà la diretta radio da Torre Suda con Lorenzo Cantarini, il cantante di Air Jack. È un vero piacere annunciare l'arrivo sul palcoscenico dei Air Jack. E noi intanto ci stiamo cucinando la zuppa di pesce. Questa è la postazione di Radio Z. Grazie a te. Alla vitaccia ai nostri soldi. Sono le 23:59. Tra meno di un minuto Lorenzo inizia la diretta su Radio Z. Questo faccio. La Torre Suda. Ed inizia il nostro weekend a mezzanotte in punto. Benvenuti. Se chiuderete i vostri occhi mi troverete proprio lì e potrete vedermi dentro ai vostri cuori. E devo dire che nonostante la distanza che abbiamo questa sera, io sono veramente... Il weekend appena scoccato il volo. Vorrei avere gli spelling di quello che sta cominciando a succedere in questo weekend. 335 30 10 25 scriveteci. Rischia di fare l'alba. Sono l'una, io vado a dormire. Siamo a Lecce. Stiamo andando ai corsi, che io il sabato sono alla piscina Move. Poi ci andiamo a fare un giretto a Lecce, ok? Buona. Sì, no, è che cercavo il giusto mimetismo per... Un po' troppo da savana. Vabbè, dai. Chi sei, dici? Cerca di avere più il controllo anche della caviglia, non solo della gamba. Stiamo facendo un lavoro di carico, potenziamento. Un bravo apnista deve imparare a gestirsi. Ti piace sta muta? Ah, bellissimo. Non siamo noi che dobbiamo aspettare i pesci, e i pesci che devono aspettare noi. Noi siamo nella lavanderia, vedi? Ci lavano già spesso insieme alle mutande. Sai queste piastrelle perché sono così? Ma perché non avevo soldi per comprarmele quando feci la casa. E andrai a prendermi tutti gli scarti dai vari amici piastrellisti, aziende che buttavano materiale, scarti, eccetera. Oppure alcuni trovati anche a terra, in mare, nei posti dove abbandonano i rifiuti la gente. E insomma, riuscì a fare tutto questo mix di piastrelle, vedi? Gratis. No? Bellissimo. Che idea, no? Bellissimo. Perché la muta si chiama muta? Perché non parla. Evidenzia Francesco Sena, quante scoperte. Che spettacolo. Santa Monica. Stavo andando a mare, mi ha detto che gli è venuto in mente una canzone da scrivere. Deve scrivere una canzone mo, proprio mo. Lore, basta questa chitarra, dobbiamo entrare a mare mo. Ma quando chiama la chitarra... Poi la chitarra e il mare, guarda che non sono molto, molto lontani. Secondo me il mistero che li... Vabbè, c'è da fare. Ricordami così. Ragazzi, la cefalo se è così. Che comunque però queste sono emozioni, eh. Cazzo. Tu che dici, nord o sud? Nord mi piace. Invece ti sbagli. Io direi più sud. Vabbè, allora che cazzo me lo chiedi a fare, scusa, eh? Pensavo che dicessi sud, ti assecondavo. Fratello mare. Fratello. Buongiorno, benvenuto. Tutto bene, Peppino? Voi? Una pizzetta, no? Che ce la mangiamo al volo al volo. Ci rifacilliamo, eh? Che bello. Facciamo un altro letto a due massimo, poi dopo andiamo in palestra. Qui ho tanti bei ricordi. Pescatina, non sono pesci grandi, però stasera mangiamo.
devi metterti guanti. Ti sei un po' ammazzato, no? Sì. Queste sono tutte cose che trovo sott'acqua. Ma che bello. Ah, questo è sott'acqua, viene. Questo guarda che è opera d'arte. Ci prendiamo un tè e poi andiamo in palestra. C'ho le barre proteiche. Che bello allenamento. Non abbiamo spinta, hai visto? Tranquillo. Qualche esercizio a colpo libero e stretching, tanto stretching. Benvenuto nel mio pozzetto. Qua che bella turbina. Qua che turbina. Qua ci concediamo un bel cefalo. Qua la ricciola. Ma io ce l'avevo. L'altro giorno ci siamo mangiati un botto. Quanto è buono questo cefalo. È spaziale. È un pesce incredibile. Pensa quanti cefali spacciano per spigoli in giro nei ristoranti, maledetti cani. Questa è una delle mie zone preferite dove vengo a passeggiare, vengo a fare i funghi. Raccontami la tua giornata tipo da amici. Sveglia alle 6 alle 7. E abbiamo, non ho mai suonato così tanto quanto in quel periodo, e c'erano dei grandi maestri come Pino Perris, Senzo Campagnoli, Pessicchio, con cui lavoravamo costantemente agli arrangiamenti dei pezzi, alla registrazione, alle parti orchestrali, ed è stato estremamente formativo e impegnativo. La sera eravamo in studio, tant'è che io per mesi non sono tornato a casa, noi non uscivamo mai, non andavamo mai al centro di Roma. Amici era una trasmissione televisiva, e prima di essere una cosa che si occupa di musica, si occupa di show. Sai che vai in televisione, ci sono 4 milioni di spettatori, 2 milioni di spettatori o quello che è. Dopo un po' ci fai l'abitudine. Ecco, siamo a Cotesuda. Questa è praticamente la strada di casa mia. È lunghissima. Passa raramente una macchina. C'è un anello di 2 km intorno a casa mia quando devo fare delle ripetute lunghe. Se devo fare delle ripetute brevi va bene anche solo questa strada. Poi vabbè, più avanti c'è la Litorania che porta all'Euca. Ma la corsa, cosa rappresenta per te? Perché è importante? Ah, per me è uno stimolo, per me crea ancora di più legame col mio corpo, anche con la mia mente, stimola la mia creatività, lo sport. E più sto allenato, più chilometri faccio e più mi viene voglia di farlo. Quindi non smetterò mai. È davvero le prestazioni capisco sessuali. Capisco Forrest Gump, lo capisco molto bene. Le prestazioni sessuali migliorano. Migliorano, vero? Beh sì. Se hai il cuore allenato, se hai un'attività aerobica, cioè non arrivi mai. Consiglio di Lorenzino, usate sempre il preservativo. Un minuto lento e un minuto forte. Per 12 volte. Fino a casa. Facciamo un po' di legna per il caminetto. Buongiorno, sono le 6:59, sto andando a Salice Salentino a fare una gara podistica. Come si scalda Sena? Come ci scaldiamo noi? Ciao ragazze! Dove andiamo? Stiamo andando a trovare Peperita, a fare dei lavoretti in barca, e già che usciamo anche un po' a vela. C'è il grande Jack, l'angelo custode di Peperita. Lorenzo, questa chitarra non si va da nessuna parte. C'è Lore che suona la chitarra. Jack mi sta per installare il Jennaker.
cose bisogna farle entro marzo. Rifare cuffie albero, rifare guarnizioni oblò, tutti. Nastrare coppiglie. E lavare i piatti.